Incontrare qui sotto la tettoia di un ristorante fuori Torino Stefano Tacconi, uno dei più grandi portieri del calcio italiano. E hai avuto a che fare con Maradona e Pelé? Con uno dei due credo di sì. Che uno oggi ha 50 anni, l'altro ne 70, però sono più vecchi di Maradona. No, cioè, il compleanno di Maradona mi hanno telefonato 1.000 televisioni, 1.000 radio napoletane per gli auguri, ricordandomi sempre quel famoso gol dell'85. E io ricordavo che se avessi dovuto parare, oggi non mi avrebbe chiamato nessuno. Sì, è vero, questo è vero. È un gol che è passato alla storia, no? Però insomma, fa piacere che grandi campioni ti abbiano fatto gol, perché sennò sarei stato. Perché è vero che i grandi campioni fanno poi grandi anche i portieri e viceversa. La domanda che circola ovviamente è la solita, ma Maradona è meglio Pelé? Beh, hanno 20 anni di differenza. Uno viene da un calcio diverso, Pelé viene da un calcio molto lento, molto tattico. Maradona forse con la fantasia in più che Pelé non aveva, insomma. Credo che Maradona sia meglio di Pelé. Tu hai giocato. Giocato contro, con Pelé non ci ho mai giocato, anzi forse una volta ci ho giocato. Hai giocato contro Pelé? Ci ho giocato con la Juventus e con il Cosmos. Lui giocava, erano gli ultimi anni di carriera, quarantenne credo, con il Cosmos di New York e abbiamo fatto questa amichevole e c'era Pelé, Neskens, Pelé. Ma quando Maradona aveva il pallone in zona area di rigore o dintorni, il portiere Tacconi cosa pensava? Io credo che pensava anche Maradona a quello di avere davanti a me, cioè uno dei più bravi portieri italiani di quel tempo, insomma è normale che il timore in una partita non ci deve essere, la paura neanche. Io dicevo che era più forte di Maradona, lui diceva no, io ti segno, un po' di spregiudicatezza, un po' di pazzia che tutti e due l'avevamo, insomma. Possiamo dire che tu hai giocato insieme a Platini, che possiamo idealmente mettere, se sei d'accordo, sul terzo gradino del podio, lasciando perdere magari giocatori più lontani nel tempo come Di Stefano. Platini era un grandissimo giocatore. La fortuna di averlo, insomma, la fortuna di aver giocato con lui tanti anni, però la sfortuna di averlo avuto anche contro i 2 anni di Avellino, dove mi ha fatto gol. Però insomma, abbiamo avuto con lui e con tanti altri campioni delle gioie immense, insomma, abbiamo vinto tutto quello che c'era da vincere. Insomma. Io mi ricordo che dopo 3 anni che ero alla Juventus, Boniperti mi chiamò per il contratto nuovo e gli chiesi, non c'era ancora il manager. Gli chiesi l'ingaggio ritoccato e lui disse no. Io gli dissi a Boniperti, si giri un attimo. E si è girato e dice che c'è? Quando sono arrivato io qua al primo anno non c'era niente lì dietro. Cioè, la bacheca era vuota e poi si è riempita. E allora mi ha detto, ok, quanto vuoi? Aumento garantito. Garantito, garantito. Insomma, erano altri tempi, goliardici. Con Padre Padroni, con il grande l'avvocato, insomma la Juventus era una grande squadra, con serietà enorme, anche adesso col ritorno di Andrea sta cercando di tornare ai grandi livelli, è normale che ci vuole un po' di più di tempo, insomma. Però vedo che hanno carattere e personalità di imporsi. Se combatti con Moratti vuol dire che anche se hai 34 anni hai le palle. Nel giudizio tecnico mi sembra di capire che Maradona, nelle tue preferenze, è meglio di Pelé. E per quanto riguarda il personaggio, Maradona si è messo in gioco molto di più, ha avuto grandi cadute, si è anche saputo rialzare. Pelé è sempre stato un po' il poster di se stesso. Ma tutti quanti noi abbiamo un modo, una personalità, un modo di esporsi, un modo di presentarsi davanti alle telecamere. Cioè io dicevo stronzate e tutti mi ascoltavano. Ne ho dette tante, ho fatto guadagnare tanti, tanti soldi ai giornalisti per le mie sparate. Insomma, ognuno si sente forte. Cioè io sarei potuto stare zitto perché se sbagliavo Boniperti mi cacciava. Ma io gli dicevo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato non mi devi rompere le palle. Le direbbe anche adesso, col calcio di oggi ancora più pieno di giornali. Ne dico ancora peggio e vedo che mi chiamano ancora per fare delle interviste. Allora funziona. L'ultimissima cosa, Stefano, quando lo rivediamo un altro sui livelli di Maradona e Pelé? C'è già in circolazione. No, io secondo me il calcio al 1990 è finito. Con il mondiale del 90? Le vecchie generazioni di una volta
basta, il 90 ha chiuso definitivamente il calcio bello, il calcio pulito, il calcio dove c'erano tanti campioni, dove c'era veramente il professionismo e la professionalità. Anche per questo tu ne sei rimasto fuori volutamente? Beh, credo di sì, una scelta mia, di con il mio carattere non potevo stare sicuramente a fare quello che avevo fatto per 25 anni, volevo cambiare, però insomma le stronzate dico ancora. Quindi il giro ci sei ancora? Finché ne dico. Funziona, perfetto, grazie mille. Grazie.